Ciao a tutti, eccoci, buon pomeriggio, buona serata, chiamatelo un po' come volete, dipende anche dall'orario a cui state guardando questo contenuto. Come state? Tutto bene? Mi avevo promesso questa mattina anche un contenuto che andava un po' a fare un riepilogo di quelle che sono le voci di mercato della Juventus in uscita e quindi poi di conseguenza magari pure in entrata e lo stato ovviamente della rosa della Juve giunti a questo punto. È il 23 di agosto, il calciomercato non è ancora chiuso, se arriva un'offerta bene o male tutti i giocatori possono partire, ovviamente deve essere un'offerta adeguata a quelle che sono le caratteristiche tecniche inerente anche a quelli che sono i costi di ammortamento ancora rimanenti di questi calciatori, e quindi io direi che è obbligatorio cercare di iniziare al meglio e di vedere un pochettino dove potrebbe poi arrivare la Juventus, quello che potrebbe accadere nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Questa è la rosa della Juventus con i giocatori divisi per classe, per scadenza di contratto, e vi avevo già mostrato questo file qualche settimana fa. Ovviamente le cose sono cambiate, ci sono state delle evoluzioni, alcune cessioni, alcune voci di mercato sono state scongiurate, quindi potrebbe ancora una volta invecchiare in fretta questo file, però è giusto avere sott'occhio a livello grafico quella che è la rosa della Juventus a oggi. Perin, Pinsoli e Szczęsny sono i tre portieri, poi io come sapete ritengo possibile anche la partenza di Szczęsny. Dovesse arrivare un'offerta, secondo me la Juventus andrebbe a valutarla. Szczęsny ha fatto capire di non voler andare via dalla Juve, ha fatto capire che a maggior ragione in Arabia assolutamente no, perché il suo obiettivo è rimanere alla Juve, difendere la porta della Juve, però sappiamo che poi il mercato segue delle dinamiche anche particolari. Dovesse arrivare un'offerta, secondo me verrebbe quantomeno presa in considerazione. Abbiamo questi sei difensori centrali: Alessandro Bremer, Danilo Gatti, Huijsen e Rugani. Huijsen è un aggregato della prima squadra, è un giocatore della next gen, ma secondo me quest'anno diventerà in pianta stabile un giocatore della prima squadra, è per questo che è in grassetto. Poi abbiamo Weah, Kostic, Iling Junior e Cambiaso. Quando abbiamo visto questo file, Iling e Kostic erano in neretto, in nero normale, Cambiaso invece era in rosso. Il rosso significa che sono giocatori che potrebbero partire di fronte a un'offerta, di fronte a un prestito. La Juve ci sta ragionando, sappiamo che in questo momento Kostic e Iling sono un pochettino sul patibolo insieme, nel senso che dovesse arrivare un'offerta per uno dei due la Juventus la prenderebbe in considerazione. Attenzione che Iling ha rinnovato l'anno scorso ma è in scadenza 2025, quindi non stiamo parlando di una scadenza poi così lontana. Quelli 2024-2025 sono quelli più cedibili tra virgolette, quelli su cui bisognerebbe concentrarsi principalmente per la cessione. In questo momento cosa c'è? Si respira un pochettino di preoccupazione sul fronte Iling, perché l'Atalanta sarebbe interessata a tesserarlo. Io faccio una constatazione: a me Kostic piace tantissimo, Iling piace tantissimo, si parla comunque di offerte intorno ai 18-20 milioni per entrambi, la Juventus li lascerebbe partire per una cifra del genere, a 18-20, quelli che sono, che saranno, delle due mi libererei più volentieri di Kostic, perché è un giocatore che comunque è del 92, ha 31 anni, Iling è un 2003, e quindi pensando dal punto di vista della programmazione, per una cifra che poi è la stessa, lascerei andare principalmente Kostic. Non ho la necessità sinceramente di cedere Kostic, perché ribadisco, un calciatore che mi piace e non poco, però con Cambiaso abbiamo visto che la Juventus sta cercando qualcosa di diverso dal punto di vista tattico, e Kostic non so se riuscirebbe a integrarsi proprio in quella posizione. Poi Kostic avrebbe la possibilità di mostrarci sicuramente altro, e ci sono altre cose che potrebbero venire fuori, basterebbe un accorgimento tattico, una variazione a quella che è la tematica che abbiamo visto contro l'Udinese, quindi non credo che con Kostic sia completamente escluso un nuovo tipo di approccio alla partita. Però sicuramente se l'offerta deve arrivare ad intorno ai 20 milioni o per uno o per l'altro delle due, vendo principalmente Kostic. Poi vediamo, perché queste offerte poi devono arrivare. Solitamente negli ultimi giorni di mercato qualcosa si muove, perché delle squadre che hanno delle priorità iniziano a sentire un pochettino il sedere che brucia, e quindi magari iniziano a formulare delle offerte che in mezzo all'estate non avrebbero mai fatto, e quindi qualcuno potrebbe interessarsi a Kostic, cioè Iling, come dicevamo prima, l'Atalanta. Ecco, Iling all'Atalanta non lo cederei mai, ma proprio mai, potrebbe essere un giocatore devastante sotto Gasperini, Iling Junior, quindi non farei questa cosa, anche perché l'Atalanta può essere una seria candidata per la corsa Champions, quindi eviterei volentieri. A centrocampo, Fagioli, Rabiot, Locatelli, McKennie, Nicolussi, Nonge, aggregato, Pogba e Miretti. Ecco, qua c'è da ragionare un attimino, perché
Intanto le parole di Allegri sono state chiare alla vigilia di Juventus Udinese. Non ha senso tenere una rosa da 23-24 giocatori con una sola competizione all'anno e alcuni ragazzi che rimarrebbero senza giocare. Per questo che vi dico che secondo me non avremo un titolare e una riserva, perché per forza di cose, come dicevo anche nel video di oggi, 11 per 2 fa 22 più 3 portieri fa già 25, e se Allegri dice non ha senso tenere 23-24 giocatori significa che bisogna andare intorno ai 22, significa che avremo bene o male un 11 più 3 portieri 14, sono 8 riserve principalmente, quindi non avremo dei backup perfetti. Vendendo, che ne so, uno tra Costi e Chiellini si potrebbe andare a prendere una riserva di UEA a destra. Però, ribadisco, non mi sorprenderebbe rimanere con tre giocatori, quindi UEA, Ealing e Cambiaso, che può giocare sia a destra che a sinistra. Non mi sorprenderei di fronte a una roba del genere, oppure UEA, Kostic e Cambiaso, che può giocare sia a destra che a sinistra. Non c'è De Sciglio in questo elenco perché è ancora infortunato e ne avrà per tanto. Lo stesso discorso va a centrocampo. Fagioli, Rabiot e Locatelli, bene o male, il centrocampo titolare, e poi rimangano fuori Miretti, Nicolussi e Pogba, che secondo me saranno i tre giocatori che rimarranno, scusate, McKennie, Nicolussi e Pogba, che secondo me saranno i tre giocatori che rimarranno alla Juventus, con Miretti che andrà a giocare in prestito. Poi dovesse arrivare un'offerta per McKennie, la Juventus la prenderebbe in considerazione. Attenzione a non andare a 5 centrocampisti compreso Pogba, perché poi la coperta è veramente molto corta, perché su Pogba va fatto un discorso a parte, lo sappiamo bene, inerente alle sue condizioni fisiche, con Nonge che giocherà nella next gen e verrà aggregato alla prima squadra della Juventus in caso di necessità. Però attenzione a non fare 5 con Pogba, perché 5 con Pogba è troppo poco, bisogna fare 6 con Pogba, a meno che Pogba non parta direzione Arabia Saudita, per questo che l'ho messo in rosso. Secondo me ci sono più possibilità di permanenza di Nicolussi a questo punto, e McKennie rimane un giocatore che di fronte a un'offerta la Juve farebbe partire, anche perché ha il contratto in scadenza nel 2025. Davanti, allora, vi faccio vedere proprio tutto questa roba qua, perché quelli in nero sono i giocatori che sono già partiti, che sono andati via, e quindi non sono da considerare. In attacco abbiamo Chiesa, Ken, Milik, Sule, Vlahovic, Yıldız e Caio. Perché ho barrato Sule, Yıldız e Caio? Perché Caio verrà aggregato alla next gen, avrà bisogno di recuperare da questo infortunio e quindi non è da considerare esattamente come un giocatore della prima squadra, perché Caio ha bisogno di giocare in questo momento e punto. Poi ovviamente ci vuole un attimo a convocarlo in prima squadra, e secondo me Sule verrà ceduto in prestito. Sule poteva essere un giocatore interessante perché Allegri lo ha sfruttato come quinto a destra, però come lì perde tanto del suo valore, e delle due lo faccio andare a giocare un anno in prestito, sia Sule sia Miretti, perché abbiamo visto quanto ha fatto bene a Fagioli, alla Cremonese in Serie B, abbiamo visto quanto ha fatto bene a Cambiaso, a Bologna, a Genova e Bologna, ed è arrivato un giocatore pronto, quindi dei giocatori come Sule e Miretti, a maggior ragione quest'anno, dove senza altre competizioni non avrebbero posto, li voglio assolutamente al 100% dare in prestito senza perdere il diritto alle loro prestazioni, perché sono giocatori con del talento e possono tornare a casa veramente dei giocatori fatti e finiti. Rimarrebbero quindi Chiesa, Milik, secondo me Vlahovic, a meno che non arrivi un'offerta davvero importante. A questo momento credo che sia difficile, secondo me dovesse arrivare un'offerta anche al 31 di agosto per Vlahovic importante, la Juventus aprirebbe la cessione perché Lukaku l'ha già bloccato, però che questa offerta importante arrivi, e ad oggi la vedo complicata. Quindi Chiesa, Milik e Vlahovic mi sembrano quelli più orientati a rimanere, con Ken, che ne abbiamo parlato oggi, vi invito ad andare a vedere il video in questione, anche lui scadenza 2025, e Yıldız aggregato. Bisogna stare attenti, perché l'indicazione dei 23-24 non ha senso, è importante, quindi cerchiamo di ragionare. Questa dovrebbe essere bene o male la rosa della Juventus. Stiamo parlando di Perin, Pinsoglio, Szczęsny, Alexandro, Bremer, Danilo, Gatti, Rugani, UEA, Kostic, Ealing, e uno dei due dovrebbe uscire, Cambiaso, Fagioli, Rabiot, Locatelli, Pogba, Nicolussi, McKennie, Miretti, Chiesa, Ken, Milik e Vlahovic. Stiamo parlando di 23 giocatori con un'età media, così l'annata media è 1996, quindi 26
17 anni di età media. Tra questi giocatori, dicevamo, potrebbe uscire uno tra Kostić e Iling, e sulla destra i nomi che si erano fatti erano quelli di Holm e di Castagne. Vediamo se nel caso può essere uno di questi due, o come vi dicevo prima, può rimanere addirittura così la Juventus con un giocatore in meno sugli esterni, così come non sarebbe assurdo ritrovarsi a 4 in attacco, secondo me, o a 5 in difesa, quindi un giocatore in meno per ogni ruolo rispetto alla passata stagione. A centrocampo, dovesse uscire Pogba direzione Arabia o comunque anche Miretti in prestito, secondo me il nome più probabile da vedere alla Juventus è quello di Amrabat, che non ha fatto nemmeno un minuto all'esordio contro il Genoa e non è stato convocato nemmeno per la Conference League. Sembra un giocatore palesemente in uscita, ci sono dei club di Premier su di lui, però è un giocatore sul quale si aspetta semplicemente il trasferimento, a quanto pare, alla Fiorentina. Amrabat è un giocatore interessante che a me piace, però delle condizioni, un giocatore che non andrei a prendere oltre i 20 milioni di euro. Poi se c'è la possibilità di fare addirittura un prestito, ben venga, ma solitamente la Fiorentina quelle cifre la Juventus non le chiede, perché a chiedere più soldi, poi se vendi in Serie A delle competitor ci sta anche chiedere qualche soldino in più. Quindi io sinceramente oltre i 20 milioni per Amrabat non andrei. È un giocatore, ripeto, che mi piace, potrebbe anche dare un po' di qualità al centrocampo, il giocatore che gioca al posto di Locatelli, quindi poi nel caso Locatelli o Mezzala o panchinato da Amrabat. Gli altri nomi che si sono letti sono quelli di Diarra e di Thuram, che sono due colpi in prospettiva, ma ad oggi non so se la Juventus ha le potenzialità economiche per andare a prendere un nome come quello di Thuram. Sono abbastanza convinto che sia complicato. Deve uscire Pogba. Se esce Pogba ci si può ragionare, perché si allarga la maglia del monte ingaggi, la Juventus può reinvestire quei soldi su un cartellino. E davanti Chiesa, Ken, Milik e Vlahovic. Se esce Milik o Ken, Milik difficile, però se esce Ken molto probabile Morata, se esce Vlahovic penso che il nome sia scontato, cioè quello di Romelu Lukaku, con Huijsen, Nonge e Yıldız che sono aggregati. Quindi stiamo parlando di 23 giocatori, da cui magari un esterno esce e secondo me almeno uno a centrocampo esce, quindi stiamo parlando di 21 giocatori con aggregati 3 della primavera quando ce n'è necessità, e quindi sono 24 in totale, ma con questi giocatori che vanno chiamati soltanto in caso di necessità, perché sennò è giusto che questi giovani giochino. Questi comunque rimarranno alla Juventus, tra next gen e prima squadra avranno l'opportunità di giocare tanti minuti. Poi sapete come la penso, a me Huijsen ha stregato. Su Yıldız non sono ancora convinto al 100%, ma non perché abbia dei dubbi su di lui, semplicemente non l'ho ancora visto così bene. Invece Huijsen mi ha dato veramente la sensazione di essere un giocatore con una grossissima personalità, con i mezzi tecnici per poter giocare in Serie A, forse addirittura non tutte le partite da titolare magari, ma delle ispezioni in Serie A li può fare. Invece Yıldız sembra aver stregato Allegri, quindi forse sarà lui il calciatore che... Quindi parola d'ordine: tagliare, perché sono troppi. Quindi almeno due cessioni me le aspetto ancora, due cessioni magari senza acquisti, sto parlando proprio di due giocatori che escono tra prestito e cessione per fare il numero richiesto, uno tra Kostić e Iling e Miretti in prestito, e sulle tre, quindi sono questi tre calciatori qua. Poi in ingresso, secondo me, se esce Pogba c'è la potenzialità di fare anche un colpo a centrocampo, e se esce uno tra Ken e Vlahovic il backup è già scritto, quindi Alvaro Morata o Romelu Lukaku, proprio perché in questo momento è difficile poi andare a fare dei colpi se non li hai preparati prima. Quindi questa è un po' secondo me la situazione della Juventus arrivati al 23 di agosto. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, lo so che questo non è il mercato dei sogni, infatti non ho mai fatto determinate rubriche che negli anni passati invece andavano molto forte, perché sapevamo sin dall'inizio che la Juventus avrebbe avuto diversi problemi in chiave mercato per via della mancata qualificazione alla Champions League, quindi era inutile illudersi e illudervi. Abbiamo sempre parlato di una squadra che poteva fare un certo tipo di mercato, è stato confermato, il mercato non è ancora concluso e secondo me ci saranno altri tagli.